Rieccoci, ho chiuso la chiacchierata precedente parlando di Sandro Tonali, vorrei continuare a parlare di centrocampisti come TG Reinders e come Ruben Loftus-Cheek. Prima però vorrei ricordarvi www.milanistichannel.com. Andateci, visitatelo, vivetelo, perché è un sito totalmente a vostra disposizione, totalmente nuovo, totalmente alternativo. www.milanistichannel.com. Trovate nella descrizione del video qui sotto il link www.milanistichannel.com. Ripeto, www.milanistichannel.com. Di Reinders ho scritto anche questa mattina nel mio editoriale su Milan News e quindi ne parliamo magari un filo dopo. Vorrei dare la precedenza a Ruben Loftus-Cheek perché proprio su www.milanistichannel.com Max Bambara ha fatto una riflessione su questo tema, il tema Loftus. Noi eravamo abituati l'anno scorso, prima delle partite, a vedere se giocava Loftus-Cheek o non giocava Loftus-Cheek. Trave portante della squadra, colonna, pilastro della squadra, giocatore significativo, di peso, di sostanza e di qualità della squadra. Inserimenti, gol da, diciamo, gennaio in poi. Prima c'era stata tanta sostanza, c'era stato l'inizio come mezzala dove faceva tanta legna, poi c'era stata la grande prestazione col Paris Saint-Germain. Poi è diventato molto trequartista e ci ha garantito gol, presenza offensiva, schemi alternativi. Oggi Ruben Loftus-Cheek sembra in effetti un giocatore diverso da quello di un anno fa. È vero che anche l'anno scorso il meglio di sé lo ha dato nella seconda parte della stagione. Però oggi Rubs, così come lo chiamano tutti affettuosamente a Milanello, è un giocatore che, per carità, a Cagliari è entrato bene, eh? A Cagliari, dove l'anno scorso aveva segnato, a Cagliari è entrato bene, ha dato la palla a Pulisic, Pulisic si è inventato col suo tiro l'azione del gol del 3-2 del Milan di Abraham. Quindi bene, però sia da trequartista che da mezzala è stato impiegato in entrambe le situazioni, in entrambe le circostanze, non ce lo siamo più ritrovati come colonna, come base portante, come uno dei numeri uno della squadra. Ce lo siamo trovati come giocatore, sì, che aspetti sempre che ti faccia qualcosa in più. Non so se ricordate l'anno scorso, anche inizio stagione, quella volata contro il Torino, la palla messa in mezzo per Pulisic. Era un giocatore atleticamente strapotente, qualitativamente di grande efficacia, Ruben Loftus-Cheek. Quest'anno fa il suo, per carità, però facciamo un po' fatica a vedere, mentre Pulisic e Reinders hanno migliorato rispetto al primo anno, già fatto bene e hanno migliorato ulteriormente, tutti ne danno atto a Chris e a TG. Ecco, Rubs no, Rubs no. Quindi su questo tema si possono fare due tipi di ragionamenti: l'allenatore e il giocatore. L'allenatore deve cercare di mettere in condizione Loftus-Cheek di trovare una sua dimensione tattica, una sua continuità tattica, e deve metterlo in condizione di fare bene, di fare il meglio possibile. Sì, ma non penso che questo non accada, onestamente. Non penso che questo non accada, non penso che Paolo Fonseca si dimentichi di qualcuno o di qualcosa. È vero che quest'anno siamo più legati a Pulisic, cioè nelle partite che prepariamo con Pulisic trequartista, Pulisic fa il trequartista e gli attaccanti sono altri, Loftus non può giocare sulla fascia. Magari nelle partite in cui invece Pulisic può partire sulla fascia, o hai il mediano aggiuntivo come Musa, oppure hai il giocatore come Loftus che ti fa il trequartista. Quindi diciamo che c'è meno continuità dal primo minuto, è vero, ci sono altre priorità, però io credo che anche il giocatore debba inserirsi da questo punto di vista in questo filone, cioè anche il giocatore debba battere i suoi colpi. Io spero che voglia dare a se stesso ulteriore propulsione Loftus. Si gioca a gara in corso, si gioca dall'inizio e bisogna conquistarsi gli spazi. Io credo molto nella crescita della concorrenza e della competitività dentro una squadra. Più giocatori forti in grado di giocare ci sono, meglio è per la squadra, però bisogna accettare le sfide. E io credo che Rubs debba fare il suo per accettare la sfida di un Milan in evoluzione, di un Milan in cambiamento e viverla fino in fondo, possibilmente anche vincerla imponendosi, perché Ruben Loftus-Cheek ha esperienza, qualità, fisicità, colpi, cioè non possiamo pensare
pensare che questa sia una stagione di involuzione rispetto alla prima positiva stagione di Loftus-Cheek, questa. Deve essere di evoluzione, come per TJ e come per Chris, perché le potenzialità e le possibilità ci sono tutte. Certamente l'allenatore, ma io credo che, anche come primo cambio lo vedo spesso in campo, l'allenatore questo lo sa, credo che anche Rubs debba darsi una spinta, credo che anche Rubs debba darsi uno slancio. Passiamo a Tijani Reinders. Su Tijani Reinders il discorso è diverso. Tijani Reinders è appena arrivato al Milan, no? L'anno scorso non c'era, siamo capiti, no? Almeno con i tifosi milanesi siamo capiti. L'anno scorso ricordo che Tijani Reinders veniva vissuto come un giocatore oggi è l'anno scorso era secondo me invece anche l'anno scorso era secondo me nel mio piccolo minoritario nella mia porzioncina ristretta di opinione e di presenza. L'anno scorso Tijani Reinders ha già dimostrato di essere un giocatore importante, di essere un giocatore di qualità. Aveva avuto un po' di pausa durante la metà della stagione. Oggi c'è stata una dichiarazione del suo ex allenatore alla Z di Alkmaar. Dice: gli altri dormivano, i grandi club europei dormivano, il Milan lo ha preso. Non l'ho vista molto messa in risalto. Si preferisce evidentemente dare spazio alla narrazione dell'incompetenza, delle ambizioni limitate. Io penso che Reinders sia il prototipo, il facsimile, il paradigma delle operazioni di mercato che deve fare il Milan. Capire i campioni prima che vengano strombazzati e venduti dai 60-70 milioni di euro in su. Questo è quello che dobbiamo fare. E vedo anche passare sotto silenzio le ultime dichiarazioni del papà e del fratello di TG. Perché vedete, il papà e il fratello di TG lo sanno bene quanto abbia fatto bene il Milan a Reinders. Perché prima di giocare con il Milan, TG in nazionale non c'era mai andato, era arrivato al massimo alla nazionale under 19. È nel Milan, è già dall'anno scorso, è andato all'europeo Reinders, se prima di venire al Milan non era mai stato convocato in nazionale. E poi va all'europeo, vuol dire che anche la scorsa stagione nel Milan aveva fatto bene, dico, no? Però ce ne siamo accorti quest'anno, perché? Perché fa qualche gol in più. E obiettivamente perché è cresciuto ancora, come dicevamo prima, come Pulisic. Però diciamo che ignorarlo prima e usarlo adesso per fare da spauracchio nei tifosi del Milan... Neanche questo è strepitoso. Ma io non polemizzo con questo. Io credo che i primi a doversene accorgere siano proprio i tifosi del Milan.